Gentili telespettatori, bentornati alla Scatola Magica, giunto al suo ultimo appuntamento di questa sua prima edizione. 20ª puntata, un programma ideato da Gianfranco Marchese e condotto da me, Franco Pitaniello. Iniziamo subito questo nuovo appuntamento parlando di un evento che si è svolto a Cervinara nella sala consiliare, precisamente la presentazione di un libro che sta riscuotendo un successo enorme. Mi riferisco al libro Football Clan, presentato dal magistrato Francesco Cantone, di cui abbiamo ascoltato la viva voce. Il libro per me è stato avvincente. Perché è stato avvincente? Perché è un libro che ha il carattere di un poliziesco. E a me piacciono molto i libri polizieschi. Questi amici che sono figure libere in multinazionale hanno a casa una parete piena di libri come minimo, se non due. Quindi noi non abbiamo giacimenti petroliferi, abbiamo giacimenti culturali. Quindi valorizzare questo aspetto è sempre importante. Devo però riconoscere che un merito noi dobbiamo dare a questa associazione, la che è capace di tenere aperta l'attenzione della comunità su temi di rilievo culturale e sociale. A me questa attenzione alla cultura e ai temi sociali fa venire alla mente, sarò nostalgico ormai ho qualche anno in più, fa venire alla mente l'epoca dei circoli culturali di Cervinara. È una storia antica, però insomma sembra quasi che ci allacciamo ai clan sudamericani rispetto a determinate situazioni. Guardi, non so se i clan sudamericani ci allacciamo noi o loro si allacciano a noi, per la verità. Che ci siano stati sempre rapporti fra mondo del calcio e criminalità organizzata credo che sia una cosa, diciamo, scontata. Basterebbe ricordare l'episodio con cui noi apriamo il libro, che è la storia di Giuarì, che stiamo parlando all'inizio degli anni '80. Qua siamo in Ispinia. Perciò dico, non è un caso. Quindi voglio dire, ci sono situazioni che hanno una loro connotazione storica rilevante. Il problema è che ovviamente poi le mafie si evolvono e questi strumenti diventano ancora più utili per cercare di utilizzarli per i loro fini, che non sono necessariamente quello del denaro. Il calcio dà fama, dà potere e anche quelle cose servono alla criminalità. Dottore, che cosa magistratura e forze dell'ordine fanno giustamente il loro dovere, ma che cosa possono fare, che cosa può fare la società civile per tentare di espellere questo virus? Ma la società civile può fare moltissimo, perché io credo che la presenza della criminalità organizzata sia anche e soprattutto un problema culturale. Se non si lavora sul piano culturale, se non si creano le condizioni, diciamo, gli arresti servono davvero a poco. Poi per quanto riguarda il calcio, io credo che ci sono tante cose specifiche da fare. C'è bisogno di una giustizia sportiva più autorevole, c'è bisogno di sanzioni più serie e c'è bisogno anche di scelte coraggiose. Io per esempio credo che se si continua a consentire di scommettere su tutte le partite, indipendentemente dalle serie, sui risultati live, e poi non è che ci si può lamentare che facciano operazioni di un certo tipo. Ed ecco che dinanzi ad una partita apparentemente perfetta, il tifoso, in agonia da disillusione, si chiede il trucco dov'è? Ma non come se lo chiederebbe chi si sottoponesse ad un gioco di prestigio. No. In quel caso quell'espressione sarebbe il frutto di una sorpresa, di un qualcosa che non ci si aspetterebbe ma forse sempre piacevole. Nel caso del tifoso, invece, è sintomo di una fiducia che viene a mancare all'improvviso, segno di rassegnazione e di impotenza nei confronti di un mondo che sta ormai toccando l'apice dell'inquinamento. Cosa triste se pensiamo che lo sport, in generale, tra le tante funzioni cui assolve, ne ha una di rilievo, ed è quella rieducativa. Se pensiamo allo sport come educazione al modo sociale di vivere, come iniziazione sana al mondo civile, allo sport come riscatto in realtà in cui la competizione diventa una gara forsennata e violenta per il podio del più potente. Se pensiamo allo sport come modus vivendi, ci rendiamo conto che nulla avrebbe a che fare con i predicati della malavita, se non per una serie di effetti paradossi. Il 25 aprile in Piazza Decina Cervinara, in occasione della Festa della Liberazione, è stata inaugurata la terza lapide
dei caduti e dispersi della Seconda Guerra Mondiale, un evento particolare che ha visto la presenza di tante personalità e soprattutto di tanta gente comune. Un applauso. Guarda, Don Vito, vieni di sera. Bene, celebriamo l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, spenti ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Ed ora chiedo a tutti un minuto di raccoglimento. È l'elenco di 88 uomini di Cervinara che non tornarono alle loro case. Non sono solo dei nomi, ma vite. Viva l'Italia, Cervinara non ha dimenticato. Grazie. Fimacar ti offre servizio Euro Repair, vendita e assistenza Citroen, concessionaria Dacia, veicoli commerciali, installazione impianti GPL e vendita pneumatici. Fimacar di Mario Ferro, Rotondi, Avellino. Macelleria Fratelli Uliani, dal 1939 al vostro servizio. Salumi, formaggi, prodotti tipici. Se mirate alla qualità, abbiamo già un punto in comune. Mulino Rosso, caffetteria, pasticceria, rosticceria e gelateria. Un ambiente elegante e accogliente per un aperitivo o una serata in compagnia. Mulino Rosso, in via Roma, a Cervinara. Calimbusa, il tuo negozio di abbigliamento, calzature ed accessori. Le migliori marche a portata di mano. Calimbusa, per essere sempre alla moda. Via Roma, Cervinara. Zurich ti offre soluzioni assicurative per te stesso, per la tua azienda, per la tua famiglia. Consulenza qualificata e polizze su misura. Zurich, siamo pronti a proteggere il tuo mondo. Zurich, a Cervinara, in via Rettifilo. Auto In, dove la qualità è di serie. Auto nuove, usate e chilometri zero. Servizio noleggio per cerimonie. Garanzia e assistenza. Auto In, strada statale Appia, Bonea. Parafarmacia, dottor Francesco Ruggero. Farmaci da banco, fitoterapia, prima infanzia, articoli per bambini, dermocosmesi, noleggio attrezzature elettromedicali. Parafarmacia, dottor Francesco Ruggero. Via Bello, Cervinara, Avellino. In occasione della giornata mondiale per le vittime dell'amianto, presso l'auditorium di Cervinara, le tre organizzazioni ambientaliste hanno organizzato un convegno.
Domenica 28 aprile si è tenuto un incontro per la giornata mondiale dedicata alle vittime dell'amianto, organizzato dalle 3 associazioni ambientaliste della zona. Nell'auditorium in via Macello, a Cervinara, insieme alle associazioni, la presenza dell'amministrazione comunale e di tanti cittadini interessati. A moderare il dibattito, la giornalista Lidia Januario. Un capello è, non lo so, quanti nanomillimetri, eccetera, eccetera. In questa, praticamente, quantità, l'amianto fa male. E c'è anche una differenza tra amianto e Ethernet, insomma, ci sono un pochino di differenze. Qual è il problema che si è posto a livello giuridico? L'Italia ha stabilito appunto quella che è una soglia che è stabilita da motivi dettati appunto dal fatto che molto spesso politica e economia sono strettamente interconnesse e a volte non so quale dei due comanda l'altro. È un pochino difficile, no? Perché c'è un fatto di responsabilità. In Europa questa soglia viene nettamente inferiore. Però ancora ulteriori studi, in particolare quello dell'Osservatorio Nazionale Amianto, il cui presidente Ezio Bonanni, un avvocato, poi vi dirò un pochino di cosa si occupa l'ONA, che a livello internazionale si gira gratuitamente un po' in tutta l'Europa, in realtà non esiste una vera e propria soglia di tollerabilità. Basta inalare anche una sola fibra di amianto e si possono avere dei problemi, perché l'amianto, l'asbestosi, tutta una serie di patologie correlate, l'asbesto è appunto una particolarità dell'amianto, non sono rilevabili subito. Non sono mancate delle sporadiche divergenze di opinioni, dovute di sicuro al grande impatto culturale ed anche umano che questo problema porta. Nel corso della serata sono stati proiettati dei video in onore delle vittime di questo assassinio. Piacevole è stata la presenza del presidente dell'ARPAC, il dottor Pietro Mainolfi, che con molta diplomazia si è reso attivo nel dibattito, con l'aiuto di varie slide informative sull'asbesto. Le attività consistono sostanzialmente nelle attività di laboratorio e in valutazione di campo circa la possibilità di rilascio da matrici che contengono amianto. Ovviamente, come tutti immaginate, le attività si concentrano, come nella provincia di Avellino, anche nella provincia di Benevento, principalmente sull'amianto nelle matrici costituite da cemento amianto. Si concentrano lì perché le vecchie matrici in amianto friabile che era utilizzato, spruzzato per la verità in maniera quanto allegra vista oggi, vista col senno di poi, era spruzzato sui pilastri funzionava da isolante per il fuoco in particolare. Quindi veniva raccomandato addirittura nella costruzione dei pilastri, la bloccatura finale. E poi utilizzato tantissimo in cemento amianto, specialmente per le coperture, e ne abbiamo evidenti tracce anche a Cervinara, anche nei paesi del circondario, un po' uniformemente distribuito in Campania. L'incontro si è concluso a serata inoltrata. I commenti sono vari e frazionati, ma di sicuro è stato un ottimo episodio di associazionismo locale. Ben venga in futuro la nascita di altri eventi o giornate del genere. Questa io la paragono a un'evasione fiscale. Il cittadino, tenendo conto che i soldi per lo smaltimento sono molto costosi, che fanno? Sversano nell'ambiente in maniera sconsiderata questa pianta. Io vi voglio rappresentare, ad esempio, stamattina, mi hanno chiamato alle 6:30 perché hanno sversato un camion, in questo caso non era amianto, ma era materiale edile, in una zona di Cervinara, praticamente trovando il cartello fittasi uso locale. C'era un cellulare, ho chiamato il proprietario, l'ho convocato al comune, è venuto, è di Benevento, ed ha un appartamento a Montesarchio che l'ha ristrutturato e pure fittarlo. Dico, vabbè, ma tu di tanti posti dovevi venire proprio a Cervinara a sversare questo camion di materiale. Si è conclusa da qualche giorno la 36ª Fiera di Vendicano, che ha portato tanta gente e soprattutto ha messo in mostra tante belle cose delle nostre zone. Per noi Peppino Vaccariello ha realizzato immagini ed interviste.
nonostante le difficoltà economiche siete riusciti a mantenere gli stessi espositori. Sì, siamo riusciti a raggiungere lo stesso target dello scorso anno, quasi 300 espositori qui nella Fiera Campionaria di Ventigano. A Ventigano c'è accoglienza festosa per tutti gli espositori e soprattutto per, si spera, i tanti visitatori. Ma insomma, come ha detto qualcuno qui da questo palco, potrebbe essere un segno pure di rinascita. La nostra fiera non ha bisogno di rinascita, la nostra fiera si fa annualmente sempre con le stesse percentuali di presenze come visitatori ed espositori. Può essere un segno di rinascita per le nostre zone, perché ultimamente sono state un poco messe da parte, danneggiate, risentendo in maniera particolare di questa crisi che attanaglia un poco tutto il nostro paese. Cerchiamo di essere un poco più ottimisti di quanto non sia il futuro che ci aspetta. Cresciamo un poco maggiormente. Ed essere ottimisti significa anche cercare di completare il quartiere fieristico, finalmente. Che bella domanda, che risposta posso dare? Io l'ho detto, il quartiere fieristico purtroppo non si completa con le sole nostre forze. Noi stiamo investendo in questo quartiere, però Ventigano è una piccola comunità di 2600 abitanti. Non abbiamo un bilancio che ci permette di fare grossi investimenti. L'abbiamo fatto già 10 anni fa, stiamo pagando un mutuo per quella struttura. Ripeto, tutte le risorse vanno in quest'area perché ci crediamo, potrebbe essere, ripeto, un'area per lo sviluppo delle nostre zone. Se possiamo portarla avanti da soli lo facciamo, altrimenti chiederemo, come abbiamo fatto fino adesso, ulteriori sacrifici alla regione. Anche questa 20ª puntata, che è l'ultima del primo ciclo, va a concludersi. Nel frattempo passo a ringraziare coloro che ci sono stati vicino, principalmente gli sponsor che ci hanno seguito in questo nostro cammino, poi la redazione di User TV con Gianfranco Marchese in testa, Rete 6, partner di questa nostra bella avventura, e tutti i collaboratori che ci sono stati vicino, iniziando da Fabio Simeone per passare Antonio Marchese, Gilda Capolupo e tanti altri che continuamente ci hanno portato servizi e immagini utili alla trasmissione. Però prima di dirvi arrivederci, vi dico che ci sono delle belle cose in essere per il prosieguo, soprattutto altre due trasmissioni importanti, una inerente al calcio, l'Avellino nella fattispecie, l'altra la medicina. Per quest'oggi è tutto, un arrivederci alla prossima edizione, da me Franco Pitanini.